Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Molise alla scoperta di Agnone, città d'arte e della Campana in provincia di Isernia, il comune che tra i tanti riconoscimenti è anche bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 830 metri sul livello del mare e conta poco meno di 5.000 abitanti. Iniziamo il nostro itinerario, a voi Agnone! Con il sindaco Daniele Saia andiamo a presentare il comune di Agnone. Agnone è un comune che sorge sulla valle del Verrino, un ampio spettro panoramico su tutta la vallata che inquadra l'Alto Molise. È una cittadina definita l'Atene del Sannio perché nell'Ottocento ci sono state numerose personalità che si sono affermate in vari settori della cultura sul panorama nazionale. È una città che durante il Regno Borbonico era tra le 56 città regge del Regno Borbonico, quindi alle dirette dipendenze del re. È un borgo caratteristico dell'Appennino centro-meridionale, molto ricco di emergenze culturali. Abbiamo 21 chiese, all'interno delle quali ci sono opere d'arte davvero importanti di rilievo nazionale. È una cittadina ricca di portali, perché qui si lavorava la pietra, quindi ogni casa ha un portale caratteristico che riporta il fregio della famiglia che la abitava. Abbiamo delle origini veneziane, diciamo che qui i conti di Borrello si insediarono intorno all'anno 1000, portarono qui istriani che avevano delle grandi capacità artigiane. Infatti Agnone è una cittadina dove si sono lavorati per secoli metalli importanti, quali l'oro, l'argento, il bronzo, il rame. Anche oggi conserviamo degli artigiani che lavorano ancora il rame. Poi abbiamo l'eccellenza internazionale, la storica fonteria Marinelli. Questa è la seconda azienda più antica del mondo e che è il nostro attrattore turistico caratteristico. Parlando della storia, proprio qui all'interno di questa biblioteca abbiamo la tavola Osca. Sì, la tavola Osca è un reperto storico sannita, diciamo ritrovato tra il comune di Agnone e il comune di Capracotta, che è conservata al British Museum di Londra, e qui in questo palazzo storico, che è il Palazzo San Francesco, sede della biblioteca La Banca, una delle biblioteche più importanti del centro-sud, ne conserviamo gelosamente una copia. Borgo che vive tutto l'anno, dobbiamo parlare anche di alcune manifestazioni di eccellenza come l'Andocciata. Assolutamente, il nostro comune come il nostro territorio è molto ancorato alle sue tradizioni ed Agnone proprio nel periodo natalizio abbiamo questa tradizione che è l'Andocciata, che sono queste fiaccole ardenti che rappresentano il più grosso rito del fuoco che si celebra al mondo e che è stato riconosciuto patrimonio nazionale. Vogliamo fare un invito? Certo, invitiamo tutti coloro che vogliono vedere qualcosa di particolare e di caratteristico a venire in Agnone durante tutto l'arco dell'anno, perché avranno, come si è capito da questa presentazione, da vedere sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista artigianale e soprattutto anche dal punto di vista delle tradizioni.
Grazie sindaco, e adesso continua il nostro itinerario ad Agnone, andiamo ad incontrare il parroco. E all'interno della chiesa di Sant'Antonio Abate, con il parroco di Agnone, Don Onofrio di Lazzaro, andiamo a presentare la comunità cristiana di Agnone. Sì, una comunità che ha veramente delle radici profonde sulla fede, sulla tradizione, e questo certamente è stata tramandata, a cui la gente è molto legata anche attualmente, e con grande testimonianza si portano avanti i lineamenti della fede, che sicuramente dalla famiglia, dalle comunità parrocchiali, dai sacerdoti stessi che hanno animato questa cittadina, siamo giunti veramente a un cammino intenso di fede. Dalle nostre chiese, che vediamo veramente adorne di tanta arte, scopriamo che la comunità cristiana viveva dei valori e anche nell'arte esprimevano quel loro attaccamento alla fede cristiana, e anche nel trasmettere ai posteri quella che è veramente la nostra grandezza e la nostra bellezza della fede cattolica. Parlavamo delle chiese, qui siamo all'interno della chiesa di Sant'Antonio Abate. Sì. E possiamo dire che sì, Agnone è una città mariana. È una città mariana che venera la Madonna sotto vari titoli, tra cui la Madonna Addolorata della terza domenica di settembre, veramente raccoglie l'intera cittadina proprio nel meditare quei dolori che Maria ha voluto donare, perché quel figlio è stato veramente dato per noi, per la salvezza di tutta l'umanità. Abbiamo degli altari, una pala d'altare, degli affreschi, degli stucchi. Sì. Qui molto belli. Gli altari sono tutti del 1700, a loro zecchino. Gli affreschi sono di Francesco Palumbo. Veramente opere molto belle e significative che fanno onore alla nostra cittadina. La chiesa matrice invece è dedicata a San Marco Evangelista. Che certamente anche lì è uno scrigno di arte, anche se ha subito lungo i secoli delle trasformazioni, perché probabilmente era a tre navate e poi dopo i terremoti e gli incendi che ci sono stati si è ricostruita come attualmente, però anche lì ci sono degli altari del 1700, tra cui l'altare del Santo Patrono Cristanziano e anche l'altare della Madonna del Rosario, che è molto bello e artistico. Un altro gioiello è Sant'Emidio. Anche Sant'Emidio veramente è uno scrigno di arte, perché troviamo quel bellissimo portale del 1300 e poi l'ingresso, anche se poi ci sono state delle aggiunte successivamente, l'altra navata, gli altri altari che si sono aggiunti oltre a quelli esistenti, però nel complesso emerge proprio quel attaccamento alla bellezza della fede attraverso l'arte. Poi i 12 apostoli di grandezza naturale e di scuola napoletana che arricchiscono l'abside della chiesa. È veramente toccante vedere come quei volti sono espressivi. Su
territorio ci sono più di 20 chiese, non possiamo presentarle tutte, però dobbiamo menzionare San Francesco. San Francesco, sì, anche lì la facciata è del 1300, una chiesa che ha degli affreschi di Paolo Gamba e altari, lignei molto belli, tra cui la pala dell'Assunzione è molto importante in quella chiesa. Questo per sottolineare come anche l'aspetto della vita religiosa era molto presente in questa nostra cittadina. Qual è il messaggio che lei dà alla cittadinanza? Il messaggio è sempre quello della speranza, la speranza che ci viene dalla fede. Le problematiche ci sono state, ci sono e ci saranno, ma come ha detto Gesù, io ho vinto il mondo. E quindi chi è aggrappato alla fede e ai valori ne esce sempre vincitore. Grazie parroco, e noi adesso continuiamo il nostro itinerario alla scoperta di alcuni piatti tradizionali di Agnone. Adesso siamo arrivati al confine tra Agnone e Capracotta, un bellissimo territorio montano, tanti pascoli, e con il cuoco contadino Felice Amicone andiamo a presentare alcune tipicità dell'intero territorio, e qui abbiamo il piatto principe di Agnone. Lasagna a tacconi è una pasta praticamente povera, veniva fatta viene fatta ancora tutt'oggi con acqua, farina e uovo, le uova a metà con l'acqua. Veniva chiamata anche anticamente a botta pezzenti, perché era proprio una pasta addirittura povera, serviva per far saziare anche i più poveri. Viene condita con il ragù di agnello, con tutti i tagli dell'agnello che diciamo non possono essere usati per degli usi più nobili, tipo l'arrostitura, quindi il gambetto, la pancetta, con la salsa di pomodoro fatta in casa. E ci si condiscono queste sagne a tacconi. È una pasta a forma di losanga, uno spessore di mezzo millimetro, vengono lessati in acqua e conditi con questo ragù di agnello. Poi per completare il piatto si usa un po' di caciocavallo grattugiato da mettere sopra. Continuiamo l'itinerario, perché qui abbiamo, io adesso non so la definizione qui del luogo, ma è una grande pizza, no? Sì. Questa è la pizza coi cigoli, viene fatta particolarmente in questo periodo freddo, si squaglia il grasso di maiale e quello che rimane sono i piccoli pezzettini di carne di maiale che vengono impastati con pasta pane e cotti nel forno, una pizza abbastanza sostanziosa. Poi abbiamo il caciocavallo. Sì, abbiamo il caciocavallo qua dell'Alto Molise, le mucche vanno ai pascoli, quindi c'è un latte molto profumato, molto giallo, è una pasta filata, è proprio il principe dei formaggi dell'Alto Molise. E qui abbiamo un formaggio più tenero poi. Sì, abbiamo il formaggio più tenero, uno dei formaggi freschi principe dell'Alto Molise è la stracciata, che praticamente prende il nome proprio da questa pasta filata, del gesto di stracciare la pasta nella filatura. E non potevano mancare i salumi. I salumi, sì, abbiamo soppressata di agnone, che praticamente sono tutte le parti più nobili del suino, e la particolarità è che una volta messe nel budello vengono messe a schiacciare per alcuni giorni e poi stagionate. E in più abbiamo anche le salsicce di carne e le salsicce di fegato. Per finire non possiamo non parlare dei dolci. Il dolce tipico di Agnone è l'ostia ripiena. Si fa principalmente nel periodo natalizio, adesso si fa un po' in tutto l'anno. È un dolce a base di miele, mandorle, nocciole, noci e varie spezie. E la particolarità, viene racchiuso questo ripieno tra due cialde di ostia, ci sono dei ferri particolari. E gli altri due dolci? Gli altri due dolci abbiamo dei mostaccioli reali, mentre poi abbiamo il celluccio, un dolce sempre ripieno di marmellata o di uva oppure di amarene, un impasto a base di vino bianco, zucchero, farina e uova. Agnone si trova a 830 metri sul livello del mare e abbiamo un vino che... Sì, adesso si è ripreso anche questa tradizione del vino, c'è qualche cantina che sta emergendo. E abbiamo una Tintiglia, che è uno dei DOC molisani che abbiamo e si sposa particolarmente bene in queste zone. Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a venire qui ad Agnone, ma non solo Agnone, visitare tutto il Molise e l'Alto Molise. Sì, invito tutti i telespettatori a venire a gustare i nostri prodotti, a vedere i nostri patrimoni culturali e le nostre tradizioni, sia ad Agnone particolarmente, ma anche nei dintorni dell'Alto Molise. Grazie, adesso noi torniamo ad Agnone per scoprire
altre bellezze del territorio. Ma che bufera stasera, nel cielo e nel mare sta scattando qualcosa in me. E che pazzia, che strana euforia negli occhi e nel cuore che balza su e giù. E con Maurizio Variano, presidente del Parco Letterario e del Paesaggio Francesco Iovine, andiamo a scoprire questo Parco Letterario. Innanzitutto, chi era Francesco Iovine? Francesco Iovine è stato lo scrittore molisano, il giornalista scrittore molisano che è riuscito a far capire soprattutto ai molisani che il Molise è una terra fantastica. Francesco Iovine la racconta, ce la racconta, ce la ricorda in questo viaggio fantastico, in questo mondo della biodiversità, ma soprattutto in un mondo umano dove al primo posto c'è l'uomo. L'uomo è la natura, non a caso Parco Letterario e del Paesaggio. Viaggio in Molise. Viaggio in Molise. Viaggio in Molise è l'opera più fantastica, l'opera che assimila tutto quello che poi è l'uomo, la biodiversità, l'aspetto interiore e esteriore di un territorio unico, come hai potuto ben vedere. Noi siamo ad Agnone, ma questo parco è un parco che nasce da Agnone e Guardialfiera, perché Francesco Iovine è un uomo nato a Guardialfiera, è il poeta di Guardialfiera, di questo paese che si affaccia su un lago fantastico dove si può vedere la montagna, il mare, ma dove soprattutto si può assaporare quel gusto del mistico, ma anche quel gusto che ci dà e ci offre la poesia più pura, che poi è il paesaggio molisano. E Francesco Iovine amava questa biblioteca? Francesco Iovine si affacciava nella biblioteca, si affacciava a questa finestra che poi dà sul chiostro e pensava, meditava, ma soprattutto scriveva questi appunti per poi farne un libro, ma soprattutto per farne un viaggio. E quante volte siamo incatenati come tanti soldati ad un piccolo ramo, poi dopo quando cadiamo per terra facciamo la guerra a chi non dovevamo. E andiamo avanti costruendo bugie, alimentando manie nella nostra mente. Ci lamentiamo che il mondo lo amiamo, ma lui di noi non gliene frega niente. È la prima volta che mi capita un parco letterario che ha anche un inno. Beh, è un inno fantastico, è un inno che guarda, ecco, da quella finestra per poter raggiungere una colomba e aspirare a prendere, noi in Molise diciamo acchiappare, la felicità, un inno scritto da un cantautore internazionale che per fortuna, diciamolo, è anche molisano, Lino Rufo, un inno davvero che ci porta a trasferirci in un mondo sicuramente migliore. Grazie, e noi adesso ci spostiamo e andiamo a visitare la meravigliosa fonderia pontificia Marinelli. E adesso con Armando Marinelli presentiamo un'eccellenza di Agnone, ma direi di tutto il mondo, la fonderia pontificia Marinelli, una fonderia che parte addirittura dal 1000. Dal Medioevo si fanno campane in Agnone, qui dove diciamo che nasce la voce degli angeli. Queste campane che vanno, se sono andate, andranno, e speriamo che faremo tante campane per tutti i campanili del mondo. Questa famiglia ha la particolarità che ininterrottamente fa campane da quell'epoca, sempre Marinelli, e la particolarità è che fa campane come si facevano nel Medioevo, con le stesse tecniche e gli stessi materiali. Ecco, questo è molto importante, perché noi, io e mio fratello, ci troviamo in quest'epoca di evoluzione della tecnologia, ormai è andata alle stelle, però noi cerchiamo di mantenere quello che era proprio la tradizione per non staccarci con 1000 anni di storia. È importante capire questo fatto qua, perché noi ai figli trasmetteremo
ancora quello che si faceva allora, mano nella mano, e noi lo scriveremo sui libri per farglielo leggere. Noi in un'edizione di Borghi del 2010 abbiamo fatto vedere la creazione della campana, oggi invece abbiamo assistito allo scappottamento. In che cosa consiste? Ricordo benissimo quando siete venuti, abbiamo fatto tutta la sequenza, addirittura la fusione, insomma c'è stato tutto quello che era prima dello scappottamento. Questo procedimento per noi è molto emozionante, forse quasi come la fusione quando preghiamo, quando c'è il momento quello culminante, quando scende il bronzo con la litania, invochiamo la Madonna, Santa Maria. E adesso sembra strano, ma in quel momento, mentre si apriva, noi avevamo quest'ansia della preghiera, speriamo che tutto è andato bene, ecco, hanno aperto il mantello, che noi chiamiamo cappa, perciò si chiama scappottamento, e abbiamo ritrovato ciò che avevamo già progettato all'inizio, la campana in bronzo che era custodita dal mantello e dall'anima. Adesso il mantello si è rotto, dico proprio questa parola, rompere, perché far capire che non si potrà più fare una campana uguale a quella che abbiamo scoperto, si toglieranno i mattoni interni della campana che erano stati fatti in precedenza, poi la campana passerà alla cesellatura, rifinitura. Le nostre sono fusioni a terra, la terra è soggetta a sgretolature, spaccature e il bronzo si infiltra dappertutto, non sono stampi di acciaio. E queste piccole bavette vengono levate con cesello, con i frullini e con la lima, e poi ritroviamo la campana perfetta. E poi c'è il collaudo musicale. Quando il collaudo musicale, noi andremo a ascoltare il suono delle campane. E voi avete proprio lo stemma pontificio nella vostra fonderia? Sì, questo è stato veramente un momento straordinario. Durante i lavori di Pompei, proprio mentre si facevano i lavori fuori porta, Pompei sono rimasti 6 anni e mio bisnonno Pasquale ebbe l'opportunità di incontrare Pio XI con Bartolo Longo e chiese di poter innalzare lo stemma pontificio. Gli fu concesso e nel 2024 festeggeremo i 100 anni di stemma pontificio per la nostra fonderia. Possiamo non ricordare il grande avvenimento del 1995? Beh, tocchi un tasto commovente, emozionante. Il 19 marzo del 1995 qui entrava San Giovanni Paolo II, un santo nella nostra bottega. In quel momento era il parroco, era il prete che veniva a benedire la sua campana, la campana poi destinata all'ONU, questa campana studiata qui. Quel giorno fu anche un giorno eccezionale, perché gli venne domandato da mio zio Pasquale, disse, santità, si avvicina il grande giubileo. Che ne dice, possiamo fare una campana? Il Papa semplicemente rispose, grande giubileo, grande campana. E da lì poi iniziamo questo movimento per poter fare questa grande campana. E infatti una delle ultime campane più grandi che sono uscite dalla nostra fonderia è la campana dei Giardini Vaticani, che adesso sta lì a ricordare questo grande avvenimento del 2000. 5 tonnellate, nota musicale sol, 6 metri di circonferenza. E lì ogni tanto la suonano e ricordano questo avvenimento. E oggi nella fonderia abbiamo visto che la tradizione continua con suo figlio. Sì, cioè, per fortuna mio figlio è lo scultore della fonderia, lui ha fatto l'accademia e ha preso un po' la parte della scultura della fonderia. Quello che sta facendo adesso, in questo momento, sta facendo una piccola scultura. Deve simboleggiare una madre che accoglie un bambino e che andrà in un luogo a tutti noi caro, un luogo straordinario, che è il dispensario dei Musei Vaticani, e speriamo che di poter rivedere tutti insieme lì un giorno questa scultura in bronzo. Voi avete qui un museo che si può visitare, quindi partiamo dalla campana del 1000, poi ci sono tutte le campane fino ai giorni nostri, e abbiamo anche le campane, le copie delle campane più importanti, anche quelle di Papa Ratzinger e di Papa Francesco. Diciamo che le campane sono state sempre dei documenti di bronzo, perché raccontano la storia con poche frasi, qualche immagine sopra le campane. Si sono ricostruite anche dei luoghi, delle chiese distrutte, che non c'era più niente, ma c'era la campana dalla quale si è potuto leggere quello che c'era allora in quel tempo, chi regnava in quel tempo, il Papa, il Vescovo, il Padre.
parroco, il luogo e il santo venerato in quel momento. Ecco, queste sono cose fondamentali che vanno su una campana. Poi, naturalmente, quando viene fuori un avvenimento straordinario, importante, noi siamo i promotori proprio di questo avvenimento, in particolar modo quando c'è il Papa nuovo, come non fare una campana per un Papa nuovo. Quindi ogni Papa ha la sua campana, almeno per la nostra fonderia, e sia in Vaticano quando poi la portiamo. E oltre che visitare il museo, qui c'è uno dei suoi maestri campanari, possiamo dire, che è anche molto bravo con i concerti proprio delle campane. Sì, diciamo che ogni visita di ogni visitatore che viene qui si conclude con un concerto di campane. Quindi da Agnone vi salutiamo. Per tutti gli approfondimenti consultate il nostro sito. Buone passeggiate ad Agnone in provincia di Isernia e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!